Check the mic and make sure it sound right, boys. La primavera si sente che è arrivata. Belle giornate, il sole, c'è vento, ma c'è sempre vento. Però il sole ci vuole, si respira, si prende aria nuova, è bella aria pulita e dovrebbe essere aria che dovrebbe un po' stimolare anche un po' di più la serotonina e la creatività, ma comunque. Pianificare la propria vita o lasciare che abbia il suo naturale corso e quindi non ostacolarlo e quindi sposare quello che sembrerebbe essere il suo corso naturale, perché pianificare potrebbe significare forzarla, cioè metterci del mio al punto da voler cambiare anche il corso degli eventi. Però il discorso è, per quanto io possa, le classiche bottiglie d'acqua che scoppiano quando gli dice la testa, dicevo, però pianificare il corso degli eventi potrebbe significare in questo caso fare una lotta con i mulini a vento, perché in realtà è vero che io non riuscirò mai a pianificare fino in fondo e quindi mi ritroverò molto spesso con un pugno di mosche in mano, convinto di aver preso chissà che cosa, perché in vero non posso pianificare totalmente quello che la vita mi mette davanti. Ci posso provare, il problema è che quando non ci riesco mi incazzo e lì l'abbiamo perso, perché in realtà posso vivere tutta la vita arrabbiato, irato contro la vita, perché semplicemente non è avvenuto così come avevo pensato, non è avvenuto quello che avevo pianificato. E questo ovviamente mi rende un perdente, perché avevo pianificato in un modo, in quel modo non è andato, quindi hai perso. Quindi le opzioni sono: accetto quello che la vita mi mette davanti, cioè lo sposo, lo faccio mio, oppure faccio il possibile perché tutto vada così come voglio io, invece così come io l'ho pianificato, l'ho pensato nella mia testa, e mi sforzo finché non avvenga così. È vero che bisogna anche fare i conti con la stanchezza, perché prima o poi mi stancherò di farlo, prima o poi mi rompo, non ce la faccio più e dico che vita del cavolo, perché non me ne va bene uno. In realtà non è che non te ne va bene uno, in realtà sono io che ho troppe pretese che tutto vada così come voglio io, no? Come in quel film Una settimana d'addio, no? Quando Jim Carrey, parlando con Morgan Freeman che interpretava Dio, gli diceva: ma perché non esaudisci tu, Dio, i desideri della gente? Perché non li ascolti? Perché li ignori, le preghiere delle persone? E lui la risposta è molto saggia, cioè dice: ma guarda che la gente non lo sa quello che vuole, non sa quello che chiede. Cioè la gente ha desideri sbagliati, che non funzionano, perché se tutto dovesse andare come vogliono loro sarebbe un casino generale. Sì, a tutti qua! Sì. Però ci sono momenti in cui queste riflessioni non riesci a farle perché sei talmente tanto dentro la situazione, ti senti talmente tanto bistrattato dalla tua stessa vita, che caspita, non ti possono dire neanche che carino che sei oggi, che ti arrabbi. Perché? Perché sei convinto che tutto sia contro di te, sei convinto che siccome così come tu avevi pianificato non avviene, perché non può avvenire, ecco, proprio matematicamente, per una serie di motivi, allora tutto va male e allora la tua vita non è bella e allora è anche difficile pensare, entrare nell'ottica secondo cui in realtà l'hai pensata tu sbagliata la situazione, ma nella verità non dovrebbe essere così come l'hai pensata tu, ma forse è più naturale che sia così come va. Quindi nel faccio andare tutto così come voglio io, lì rientrano tutti i miei programmi, quelli che secondo me sono quelli che sono buoni e quelli che solo secondo me invece sono buoni. La seconda invece è: io
proprio sposo, il termine è quello, sposo, cioè accetto di vivere la vita, ma non come segno di vabbè, non mi resta che fare altro, non mi resta meglio da fare, tanto vale che... Cioè nessuno si sposa per questo motivo con una persona, no? Che in genere chi si sposa lo fa per felicità, perché trova la felicità nell'altra persona. Quindi sposare questo significa diventare felice di fare quello, cioè essere felice di vivere quella situazione, sposare quello che la vita mi offre. Dunque, alla fine questo significa che non bisogna desiderare, non bisogna esprimere dei desideri, non bisogna pianificare? Assolutamente no. Però è chiaro che desiderare e esprimere dei desideri e pianificare non significa che poi tutto si realizzerà così. Cioè, in fondo è giusto desiderare, è giusto pianificare, giocare una strategia, come insomma quando si fa un gioco. Io lo dico proprio da sportivo, come si vede che so, effettivamente. Vabbè, pianifichi il gioco, fai in modo che tutto vada secondo quello che hai pensato, ma poi devi fare i conti con la realtà. La realtà è che in genere quando giochi o giochi contro un altro avversario o con una squadra avversaria fatta di altre persone che fanno il loro gioco e così via. Quindi quello non lo puoi prevedere, non può funzionare come hai previsto tu, devi fare i conti con tutto il resto, tutti gli altri, cioè tutto ciò che non dipende da te ed è impossibile da prevedere. Per cui il tuo gioco lo avrai fatto comunque bene se sei riuscito a creare una strategia, a lavorarci su, a giocare secondo quella strategia e poi il risultato si vede alla fine. Cioè non per forza se le cose non vanno come avevi previsto vuol dire che hai sbagliato strategia, magari gli avversari erano più forti, cioè è venuto fuori così la cosa. Il discorso è: non puoi assolutamente, cioè toglietelo dalla testa, non puoi assolutamente pianificare nulla di tutto questo. Devi fare i conti con una realtà che non dipende assolutamente solo da te, cioè dipende da tante tante altre cose di cui tu non hai il controllo, il più delle volte di cui non hai minimamente il controllo. Dovremmo fare come a quell'amico a cui abbiamo regalato la maglietta con scritto "Dio esiste, però rilassati che non sei tu". No, un po' così. Alla prossima, ciao!